I 3 minuti sono esauriti. De Martini? Sì, io troppo facile dire salvaguardia, incentivi, diamo la possibilità, diamo incentivi a tutti. Noi abbiamo fatto delle azioni concrete e vogliamo continuare a farle. Una, meno male, donato la messa, è il GAL. E chi si appresta ad amministrare, non sapere cos'è il GAL, non al cittadino, ma è rivolto alle imprese agricole. Per legge, noi abbiamo seguito la legge, quindi chi si appresta ad amministrare e non sapere cos'è il GAL è davvero un peccato e questo mi preoccupa. La sede è in corso Italia, 41 comuni hanno aderito, sono arrivati 6 milioni di euro dalla Comunità Europea e oggi sul sito internet del GAL sono aperti, basta digitare il sito internet, una serie di bandi e possono accedere il pubblico e il privato. La maggioranza dei soci in assemblea è pubblica perché lo richiede la legge. Noi non ci siamo inventati nulla, non sono lì l'amicizia sotto banco. L'amicizia e la regione sono gli accordi politici. Gli accordi politici ci hanno portato in regione, ci hanno portato a fare degli accordi con i comuni della Omellina, 41 comuni, il comune di Media è capofila e portare a casa dei fondi della Comunità Europea. E la sede la trovate qua dietro in Corso Italia. E sul sito internet trovate tutti i bandi. Stessa cosa sul distretto del commercio. Vogliamo valorizzare il commercio. I 2 negozi in centro, 3, quando in passato si è spostato il mercato, le guerre a questa amministrazione che ha portato il mercato in piazza e noi vogliamo potenziarlo e mantenerlo e se si può farne un altro perché questo ce lo chiedono i commercianti. Il mercato, il giorno della festa, dobbiamo rivalutare la piazza e oggi guardate che grazie al distretto del commercio che noi abbiamo fatto seguendo la legge regionale, abbiamo fatto il distretto del commercio, oggi Tele Pavia, sarà una piccola TV ma vista in provincia di Pavia, magari anche in provincia di Mito, in questi giorni, in queste settimane sta facendo una serie di spot promozionali sulle attività commerciali di Mede che sono inserite nel distretto del commercio, ha un suo sito internet e i commercianti hanno potuto beneficiare e potranno beneficiare anche in futuro di questi interventi. CSO, abbiamo finanziato il CSO, abbiamo trovato un nuovo mercato, è troppo facile, paesi arabi, noi abbiamo trovato un nuovo mercato in Costa d'Avorio e lo stiamo spingendo ancora perché in quel paese il 20% della popolazione, andate a vedere Abidjan, abbiamo trovato un'area dove si può portare i nostri prodotti, il 20% della popolazione sta meglio di noi e lì c'è ancora la cultura del monile italiano, oggi le ragazzine se gli regalano una collanina te la tirano dietro, in quei paesi c'è ancora voglia di un marchio, una cosa da fare è un marchio del monile italiano, un marchio magari medese e in quel paese c'è la possibilità, c'è stato il problema perché sono stati eletti 2 presidenti, oggi il problema è risolto perché sono paesi instabili, risolto il problema ripartono gli accordi col console e con il governo della Costa d'Avorio, ci crediamo, ci mettiamo la faccia, può fallire, attenzione, può fallire, però è un tentativo concreto, reale di dare un nuovo mercato. Non solo il singolo incentivo all'artigiano, gli stiamo dando la possibilità di avere un nuovo mercato con nuove aree espositive. Grazie De Martini. Penultima tornata di domande. Abbiamo parlato di crisi economica, forse anche fin troppo, di difficoltà. Parliamo di qualcosa di positivo che può aprire la città. Uno di questi è la cultura, pilastro fondamentale della vita sociale, il volontariato, braccio armato, io l'ho sempre definito un braccio armato del comune, e di nuove tecnologie, insomma le tecnologie ormai aprono una cittadina come Mortara al mondo intero. Nei vostri programmi, quali sono, come affronterete queste 3 tematiche importanti per una città come Mede? Quindi cultura, associazionismo e nuove tecnologie. Una domanda che ne riassume un po' 3, ma molto collegate tra di loro. Inizia, se non mi sbaglio, la lista di Nonato, giusto? Sempre la signora Bertarello, giusto? Sì, giusto. Allora, è una domanda che comprende 3 argomenti. Quindi, una è, mi può ripetere la prima, la cultura. Allora, la cultura Mede ha sempre avuto una grande
una grande volontà di fare cultura, ma soprattutto di ricevere cultura. I cittadini medesi sono stati abituati da tempo, e ricordo ancora il vecchio comitato di gestione della biblioteca, ad assistere costantemente a delle manifestazioni culturali che si tengono tradizionalmente il sabato pomeriggio. Ecco, questa fame di cultura che è rappresentata dalla cittadinanza medese, noi penseremmo di mantenerla ed incentivarla laddove è possibile. Il Teatro Besostri, l'abbiamo detto, noi consideriamo la collaborazione con la Fondazione fondamentale anche per lo sviluppo di attività di questo genere. Ma la cosa che ci sta veramente a cuore, oltre a rappresentazioni culturali, come è stato detto prima, è la collaborazione con l'associazionismo. Mede ha una grande e una grossa cultura, proprio, scusatemi se utilizzo questo termine invece in modo differente, del volontariato. Ho avuto modo in questi 5 anni del consigliere comunale di presenziare alla consulta del volontariato tutte le volte che si riuniva. Ecco, questo è stata per me una grande esperienza, perché mi ha dato modo di conoscere quante persone si stanno adoperando per il bene disinteressato dei cittadini medesi. Ecco, sostenere con grande presenza da parte dell'amministrazione comunale, a nostra, se riusciremo ad essere al comando della città, ecco, questo sarà veramente un grosso onore, perché si meritano queste persone di essere seguite e sostenute. L'altro aspetto è l'informatizzazione, comunque le tecnologie, esatto, ecco, con queste le tecnologie noi forse non le abbiamo inserite nel programma in modo specifico, ma perché vengono da sé, cioè sono connaturale nel rinnovamento della pubblica amministrazione, per cui ce le troveremo. Certo, avremo la volontà di semplificare qualsiasi cosa che possa esserci, che ci possa semplificare il lavoro e lo possa semplificare alle imprese, ma queste sono dotazioni strumentali o comunque capacità anche personali che ci vengono un po' imposte dal mondo esterno, da quello che ci propone oramai il modo di lavorare comunemente, e quindi saremo sicuramente aperti ad utilizzare le nuove tecnologie per fare sistema, per aiutare i cittadini, per aiutare anche i dipendenti comunali in modo tale che possano avere agevolazioni nel loro modo di svolgere l'attività quotidiana. Bene. Di Staddaglio, proprio il candidato, prego. Un paese che non favorisce la cultura è un paese che è destinato a deperire. Noi riteniamo che la cultura sia uno degli aspetti più importanti per una qualunque città, pertanto è assolutamente necessario che ci sia una forma di iniziative tale per cui la cultura sia veramente valorizzata e abbia la possibilità effettivamente, oltre alla valorizzazione, di essere nelle condizioni di poter garantire soprattutto anche la possibilità a tutti di poter usufruire della cultura. Noi riteniamo che si possa tenere conto della promozione di eventi e dibattiti, manifestazioni, per una crescita culturale della città, puntando soprattutto su un aspetto particolare, puntando sulla qualità della cultura e non sulla quantità, perché se facciamo tantissime manifestazioni e sono manifestazioni che non rientrano in un ambito effettivamente culturale, noi non riusciremo comunque a dare della cultura la importanza e soprattutto il frutto che la cultura può dare. Abbiamo a Mede la possibilità di poter tenere conto di strutture che sono importantissime, sono una grande realtà. Il Teatro Besostri stesso è già stato così elencato, nominato. Io credo che sia una struttura che rappresenta una forte ricchezza per Mede, va valorizzato, soprattutto con degli spettacoli che abbiano la possibilità effettivamente di fare cultura,
soprattutto tenendo conto anche di spettacoli che siano all'altezza della gente, anche dei giovani, trovare delle forme anche perché possa essere utilizzata questa realtà anche da compagnie, di persone anche che riescono a dare, sono tutte le compagnie dialettali, sono una ricchezza per la nostra cultura locale soprattutto. Ecco, noi abbiamo anche la possibilità, secondo noi, ecco, di poter avere un'altra ricchezza che sono le associazioni di volontariato. Noi dobbiamo puntare soprattutto sulla valorizzazione di tutte le associazioni di volontariato perché effettivamente fanno un lavoro enorme per la nostra città e non possiamo sottovalutare questa realtà che è importantissima. Questa è cultura e noi dobbiamo fare in modo che siano valorizzate queste associazioni e che siano aiutate, perché se, anche se è volontariato, se non c'è l'aiuto dell'amministrazione comunale non si riesce ad avere. Grazie Dalio. De Martini. Bene, questo adesso ci dobbiamo scaldare un po' perché qui inizia a arrivare l'aria fresca. Abbiamo sdoganato il Teatro Besostri. Adesso non so se vi fa piacere, ma sono stati gli accordi politici degli anni passati che ci hanno permesso di recuperare il Teatro Besostri. A Mede, e questo è stata una scommessa dell'amministrazione di centrodestra, Mede ha un nuovo teatro grazie agli accordi politici e alle risorse importanti che sono arrivate a Mede. Non era mai successo e oggi finalmente, meno male che anche i vostri rappresentanti politici, quindi tutta la politica, va a sdoganare il Teatro Besostri, perché in questi anni per aiutare il Teatro Besostri e la cultura bisogna andarci. Io ho partecipato poco perché ho avuto dei problemi familiari, di figli che sabato sera non potevo, ma alcuni per partito preso al Teatro Besostri non andavano perché il Teatro Besostri è stato recuperato dall'amministrazione di centrodestra. Guardate che questo è successo, e questa è la realtà. Quindi sdoganiamo il teatro, no, ma questo è, sdoganiamo il Teatro Besostri e partecipiamo, voi non siete uno di quelli. Detto questo, lo so che vi fa arrabbiare, però un momento importante è questo. Sdoganato il Teatro Besostri, cercheremo tutti di parteciparvi. Centro culturale importante, c'è una fondazione gestita da provincia e comune, si può ragionare sugli accordi, ma io sono convinto che il privato può fare da sponsor, ma deve essere gestito ancora da provincia e comune, e su questo lavoreremo. Le risorse spese non sono quelle citate, perché ci sono sempre degli accordi con la provincia, non sono queste le risorse. Portare in attivo un teatro vuol dire che metteremo le veline, quindi sappiamo che un teatro avrà delle risorse che impegneranno il Comune di Mede. Però noi ci crediamo, perché avere un teatro permette a Mede di vivere, a rivitalizzare la città, e tanti comuni da fuori, tanti cittadini di fuori stanno venendo tutte le sere al Teatro Besostri. Per noi è importantissimo. È importantissimo le associazioni culturali che ci sono, la Misani, l'Olivelli. Ho sentito parlare di biblioteca, c'è un sistema bibliotecario, ce lo siamo inventati insieme alla Lomellina, insieme alla provincia di Pavia. Oggi esiste il prestito bibliotecario, quindi lavoreremo per sviluppare la nostra biblioteca. Sistema bibliotecario, nuove tecnologie, avete in tasca la carta regionale dei servizi, questa tesserina gialla voluta dalla Regione Lombardia, che ci permetterà di accedere, questo l'abbiamo nel programma, abbiamo copiato quello che stanno facendo in Regione, quello che fanno gli altri comuni, non ci siamo inventati nulla di nuovo. Potremo accedere a tutti i servizi del comune da casa, potremo accedere con un software, con la carta regionale, al parcheggio gratuito in piazza per i cittadini di Mede, potremo accedere alla casa dell'acqua. I lavori pubblici sono quelli che abbiamo messo qua, che abbiamo in mente di fare, la casetta, per esempio la casetta dell'acqua, e si potrà accedere attraverso la carta regionale dei servizi. Le nuove tecnologie devono servire a semplificare la vita, per noi queste sono importanti. Magari abbandoniamo un po' Facebook, ma sul lavoro, sulla cultura, la socializzazione magari un po' meno, lo studio, devono assolutamente le nuove tecnologie semplificare la vita, e l'abbiamo messo come punto del programma, perché può essere un punto importante nei prossimi anni. Grazie De Martini. 3 minuti anche per Fassardi. Buonasera, io non sono d'accordo con quello che ha detto il candidato Daglio sulla quantità delle manifestazioni culturali, perché penso che debbano essere qualitativamente alte sicuramente, però tutte le manifestazioni culturali hanno una alta qualità, perché le mostre d'arte, le mostre di pittura, le mostre di cinema, il Teatro Besostri, sono tutte cose che hanno una
un'alta concentrazione culturale, ma soprattutto la quantità, bisogna aumentare queste manifestazioni. Io penso che sia giusto promettere ai ragazzi, ai gruppi, soprattutto che suonano qui a Mede, di potersi esibire molto più spesso in piazza e nelle varie manifestazioni. Il palio è una cosa importantissima. Inoltre raddoppierei l'appuntamento della Notte Bianca, perché è un modo per aprire anche i negozi, per aprire il commercio, perché per vedere la gente in giro per le piazze e per stare un'occasione per stare uniti anche insieme. Le associazioni dei volontari sono importanti. Io ho amici che lavorano, fanno i volontari in Croce Rossa, i Vigili del Fuoco e in altre associazioni. Durante la campagna elettorale si parla sempre di aiutare queste associazioni, però questo viene fatto soltanto giusto in campagna elettorale, perché per esempio i Vigili del Fuoco avevano il tetto che gli cadeva in testa, però viene detto che bisogna aiutarli così. Allora aiutiamoli nel concreto e poi magari parliamone di migliorare i servizi. Basta. Utilizziamo ancora 30 secondi per dire alcune cose. La cultura, il volontariato, l'associazionismo sono cose importanti, fondamentali per una piccola comunità, però perdonatemi se torno sulla questione del lavoro. Il lavoro è il vero dramma di questa comunità. E io prima, quando vi parlavo dell'associazione Orfa, ci tenevo a non fare una critica all'amministrazione uscente, questo è ovvio, però bisogna dirla tutta. In Costa d'Avorio c'è la guerra civile, col cavolo che vengono a prenderci i metalli preziosi, là hanno due presidenti, due consoli e si sparano addosso. Naturalmente non è colpa loro, non è colpa nostra, ma quell'ipotesi è da archiviare, bisogna pensare a qualcos'altro di più concreto. Perché sono al lavoro, col cavolo che lo trovano i nostri giovani, e i miei amici continuano a rimanere in cassa integrazione, così come i vostri familiari e i vostri vicini di casa, perché su 50.000 persone che lavoravano all'inizio dell'anno in questo settore orafo, vuol dire che 70.000 hanno perso il posto di lavoro, perché nel 2001 ne lavoravano 123.000, quindi ben venga la cultura, il volontariato, il teatro è una cosa fantastica, io non lo criticherò mai e mi fa piacere che l'abbiano fatto, però pensiamo anche alle cose concrete. Grazie Ferraris. Ultima tornata di domande, vista un po' l'orario, pregherei questa volta anche che rispondessero i candidati sindaci. È un banale appello ai vostri cittadini, avete tre minuti per convincerli a votarvi, insomma, con uno slogan, promettendo mari e monti oppure delle cose semplici ma concrete. A vostra disposizione tre minuti per convincerli a votarli. Direi di iniziare, visto che è l'ultimo giro, rifarei, non so, se tu sei d'accordo, rifacciamo il giro oppure iniziamo. No, come volete voi. Ok, Daglio, dai, così almeno. Nel nostro programma abbiamo così messo una frase importantissima all'inizio, prima di descrivere quello che vogliamo fare. Ed è questa la frase: considerato che il nostro referente esterno è la cittadinanza, ad essa verranno chiesti, se il responso elettorale sarà favorevole, consigli e indicazioni per affrontare tutte le tematiche operative che la complessa gestione amministrativa di volta in volta richiede. Per cui noi sentiremo i cittadini, sentiremo, e l'avevo già detto prima, le realtà produttive, sentiremo i commercianti, gli artigiani, sentiremo tutte le persone in relazione a quello che vogliamo fare. Noi vogliamo amministrare con la gente e per la gente. Questo è il nostro impegno ed è un impegno che sicuramente cercheremo di mantenere.
non ci sono tante cose importanti, perché noi decidiamo quello che vogliamo fare in relazione soprattutto all'ascolto della gente. Abbiamo detto che vogliamo amministrare con le imprese, con le famiglie, con le persone, e questo lo ribadisco ancora una seconda volta, perché questo è il nostro intento. E io credo se tutti insieme riusciremo a fare in modo che la gestione amministrativa sia veramente fatta in sinergia, io credo che senz'altro riusciremo a fare un qualche cosa di bello per Mede, fare in modo che Mede sia veramente una cittadina ridente, che la gente possa essere serena, possa lavorare tranquillamente e trovare la possibilità di vivere veramente come si potrebbe dire, si è degno, ecco, che si possa vivere in una città come la nostra. Io credo che se tutti insieme riusciremo a fare questo, noi senz'altro potremo veramente avere la soddisfazione di poter amministrare, ecco, in modo serio e in modo veramente solo ed esclusivamente per la gente di Mede. Grazie, e chiedo naturalmente se così il vostro consenso, ecco, può essere favorevole, io vi chiedo veramente il voto. Grazie e buonasera a tutti, soprattutto per l'ascolto. Grazie Dalio. De Martini, 3 minuti anche per lui. Sì, ormai tanti di voi siete già convinti, vedo, non penso che ci possiamo inventare tante cose. Quello che voglio continuare a dire è che noi abbiamo predisposto in questi anni, con la conoscenza, con la politica, con l'attività e la fatica di tutti i giorni, lo vedete nel programma, un programma pragmatico con delle azioni concrete che portano a Mede uno sviluppo equilibrato. Facile dire più lavoro, più incentivi alle imprese, più commercio, incentivi all'agricoltura, ma alla fine poi bisogna dire nel concreto cosa si deve fare. Noi abbiamo messo delle azioni concrete, qualcuno l'ha data, qualcuno ha criticata, ma sono state azioni concrete. Una battuta sulla Costa d'Avorio è finita, non ci mandiamo giù i nostri ragazzi, ma è un nuovo mercato dove, quando il Ministero dell'Interno ci darà l'ok, là c'è un nuovo mercato pronto ad accoglierci ed è una realtà in pieno sviluppo. Quindi su questo ci riproviamo, perché ci crediamo con i cittadini italo-ivoriani, questa è un'occasione di sviluppo. Quindi l'ascolto, ma l'ascolto del territorio lomellino insieme a quello della gente, perché oggi il territorio lomellino nel suo complesso sta per la prima volta ragionando insieme, sta facendo coesione, e vi dico, state attenti, perché amministrare è la fatica di tutti i giorni, da soli, anche con la buona volontà, tutta la buona volontà del mondo, dimentichiamo gli interessi privati, dimentichiamo tutto quello che ci possiamo dire, la politica, quella con la P maiuscola, va bene, però da soli non si va da nessuna parte. Oggi Mede, come le altre realtà lomelline, se non fanno coordinamento, non si trovano come hanno fatto in questi anni, non facciamo partire il coordinamento sulla tutela ambientale, gli stati del commercio, il GAL, sono tutte azioni che sono state permesse dalla politica perché c'è stata coesione territoriale, non era mai successo, le amministrazioni vicine erano rivali del paese vicino, noi oggi siamo amici perché siamo amministratori dei paesi vicini, ci stiamo guardando in faccia e stiamo portando un progetto di sviluppo comune alla Lomellina. Le realtà territoriali le ascoltiamo tutti i giorni, in ogni momento, e queste realtà ci hanno portato a redigere questo progetto, assolutamente concreto, assolutamente vero, dove vedete, e io le ho viste anche gli altri, nel nostro programma vedete le singole azioni da poter mettere in atto con le risorse che oggi abbiamo. Quindi c'è scritto cosa vogliamo fare sul decoro urbano, sui giovani, una sala prove per i giovani musicisti, gli dobbiamo dare uno spazio e magari un giorno si inventeranno anche loro una nuova attività, glielo stiamo creando e glielo daremo, quindi un nuovo spazio per i giovani. Basta contributi a pioggia, anche fino a poco tempo fa contributo a pioggia veniva dato, poi magari si sperava di ricevere un voto. Oggi chi verrà in comune, grazie a una legge nazionale, non ci inventiamo niente, gli daremo un voucher, è un buon lavoro, gli diamo la possibilità, qualcuno dice aiutati che Dio ti aiuta, gli diamo la possibilità di lavorare, di fare un lavoretto concreto con una copertura assicurativa e previdenziale, quindi per certe categorie si verrà in comune, si dà il buon lavoro e si potrà fare alcuni lavori assolutamente utili per la comunità medese, come ha disciplinato la legge. Queste sono le possibilità di lavoro, le altre ce le stiamo inventando. Grazie De Martini, ultimi 3 minuti anche per Ferraris.
mi sono chiesto di darvi un buon motivo per votarci, per votare la mia lista. Anche se qui quasi tutti sono schierati, io, perdonatemi sta battuta, vi direi, voltate il vostro sguardo laggiù e ne vedrete 11 di buoni motivi, 11 bravi ragazzi, umili, gentili, educati, civili, che non hanno niente contro i componenti delle altre liste, perché tutti hanno svolto il loro impegno con dedizione, qualche cosa di più si poteva fare, e quindi perché votarci? Perché bisogna aprire quelle porte là del palazzo a tutti voi, e noi siamo gente comune come voi. Questa serata a me sarebbe piaciuto toccare tanti altri temi, primo fra tutti la sicurezza, non ne abbiamo parlato, ahimè, ma 5 anni fa eravamo qui e 10 anni fa da un'altra parte, e qualcuno mi diceva la sicurezza, la città va presidiata, bisogna fermare i furti, le rapine. Secondo me le cose sono peggiorate, non è colpa anche in questo caso di chi ci ha amministrato. Io non voglio mandare via il comandante dei vigili, così come non voglio mandare via il comandante dei carabinieri, anzi a loro chiedo impegno, dedizione e sinergia per il presidio della nostra città. In una nuova veste, vi ho già detto domenica per chi era qui in piazza, ve lo ripeto adesso, l'integrazione è una cosa giusta, coloro i quali vengono qui per lavorare, per impegnarsi, sono i benvenuti, ma chi sgarra deve tornare a casa propria. La sicurezza è una cosa seria, non si può sbandierarla solo in campagna elettorale o quando fa comodo, perché i furti, le rapine si sono susseguiti e hanno colpito tutti noi. Ma la sicurezza non è l'unica cosa di cui vi voglio parlare, parliamo del lavoro, parliamo dei giovani. I miei giovani, io ho 36 anni ma comincio a diventare vecchietto, in lista abbiamo persone di 18-20 anni e mi hanno detto: cosa si può fare? Beh, i giovani vogliono il loro spazio per fare musica, per studiare, per fare attività, per riunirsi. I giovani vorrebbero avere la possibilità di trovare lavoro qui, e ne abbiamo già parlato, ma i giovani che studiano vorrebbero anche avere la possibilità di andare a studiare utilizzando mezzi decorosi. Abbiamo dei mezzi di trasporto che fanno schifo, i treni che non funzionano e nessuno che si impegna. Abbiamo una regione che non lo so, se ne frega altamente, forse perché prendono 13.000 euro all'anno di rimborso spese per viaggiare da Sondrio al Pirellone, così per viaggiare da Brescia al Pirellone. Qui c'è gente che va a lavorare per 1.500 euro al mese, a lavorare, qualcuno, ed è pure fortunato perché c'è qualcuno che ci va per 1.000 euro. Questi sono i problemi concreti. Allora subito un tavolo di trattativa con la regione, anche se non fosse del mio colore politico. Cosa c'è di male? I treni devono arrivare in orario, gli studenti devono viaggiare al freddo come in questi 5, in questi 10 anni? Cosa succede? I lavoratori devono continuare a farsi sacrifici? Questi sono i problemi concreti. Perdonatemi se vi rubo qualche secondo in più, vi dico, questo è un buon motivo per votarci, perché noi ci impegniamo e ci impegneremo sempre per la nostra città. Grazie Claris. Gli ultimi 3 minuti del confronto anche per Donato, sì. Prego. Grazie. Ma noi abbiamo scritto nel nostro programma una cosa che riteniamo importante, fondante e che anima tutti i punti del programma. E parte da questo assunto. Riteniamo che i 12 consiglieri che verranno eletti in consiglio comunale, 8 di maggioranza e 4 di minoranza, da soli non possono arrogarsi il diritto di governare questa città. Per questa ragione abbiamo detto che noi vogliamo coinvolgere i cittadini nelle scelte strategiche di questa città. Chiaramente non per acquistare la scopa o la cancelleria del comune, ma per scelte strategiche riteniamo e vogliamo dire tutte quelle iniziative che riguardano i mutamenti, le trasformazioni. Come? In che modo? Coinvolgimento non significa riunire i commercianti, gli artigiani, le varie categorie per informarli di che cosa si è deciso. Coinvolgimento significa sederci attorno a un tavolo, ognuno di noi, i commercianti piuttosto che gli artigiani, faccio questi esempi, che rappresentano una categoria, rappresentano gli interessi dei cittadini, si siedono attorno a un tavolo con l'amministrazione che ha il compito di rappresentare gli interessi dei cittadini e insieme trovano le soluzioni per risolvere quei problemi, partendo da un coinvolgimento e auspicando la condivisione. Questo è il modo di operare che intendiamo mettere in campo. Questo è quello che non è stato fatto in questi 10 anni di amministrazione Guardamagna.
Allora, qui è stato ricordato le iniziative per i giovani, i voucher, i buoni lavoro. In questi giorni vi è stato recapitato il nostro programma, che è molto dettagliato, è fatto di cose fattibili, non ci sono opere faraoniche. Tutte le iniziative lì contenute trovano precise risposte e una precisa fattibilità. Questa è la ragione per la quale io, insieme alla mia squadra, vi chiediamo di darci fiducia. Vi chiediamo di dare fiducia alla vostra città perché esca dalle pastoie in cui è stata confinata in questi ultimi anni. Vedete, questa sera noi abbiamo parlato ai cittadini medesi, ai moderati, ai cittadini di sinistra, ai cittadini di centro. Ecco, a loro ci rivolgiamo e diciamo loro che questa occasione, l'occasione che viene posta da queste elezioni, è un'occasione irripetibile per dare una svolta a questa città. La giunta Guardamagna e De Martini, che hanno governato questi 10 anni, vi chiederanno il 15 e il 16 di maggio di dare loro un terzo mandato. Noi diciamo che vogliamo troppo bene a Mede perché i prossimi 5 anni assomiglino agli ultimi 10. Per questa ragione chiediamo a tutti i medesi, il 15 e il 16 di maggio, di alzarsi in piedi e di dire che 10 anni sono abbastanza. Grazie Donato. Siamo giunti alla conclusione di questa piacevole, penso, serata, con la speranza che i candidati abbiano dato delle risposte a voi appetibili. A nome del settimanale Lomellina e mio ringrazio i candidati e i loro ipotetici futuri vice sindaco per la disponibilità e per aver accettato il nostro invito. Ringrazio voi che nonostante l'ora e un po' il freschino primaverile siete rimasti così numerosi in piazza. Ringrazio Pietro Gatti per l'apporto tecnico. Non mi resta che, diciamo così, augurarvi buona serata. Ricordo che domani chi volesse può trovare questa serata anche su YouTube, è uno scoop di fine serata, quindi potete rivedervi. Vi ringrazio, vi auguro buona serata e ricordatevi di andare a votare domenica 15 e lunedì 16 maggio. Buonanotte.